Quest'opera è nata insieme al regista e autore Franco Ripadimiana, con il quale abbiamo condiviso un progetto. Abbiamo condiviso il progetto di trasferire in un'opera lirica le nostre esperienze di autori impegnati, lui nella regia principalmente, nella drammaturgia e io nella composizione, i due autori impegnati nel rinnovamento della società, nell'impegno sociale, nell'impegno civile, nell'essere artisti che sono convinti che quello che facciamo non vale solo per noi, ma deve poter valere anche per gli altri e soprattutto per il miglioramento della condizione degli altri. Abbiamo quindi pensato a un'opera che riguardasse una figura, un protagonista che si era impegnato per il cambiamento della nostra società, e allora all'orizzonte si è stagliata, allora eravamo tra il 2005 e il 2006, la figura di Giovanni Falcone, un uomo straordinario, possiamo dire un antieroe, un uomo vicino alla gente, così come vicina alla gente erano i protagonisti, vicini alla gente erano i protagonisti delle opere di Giuseppe Verdi, figure semplici, anche appartenenti al mondo degli ultimi in molti casi. E quindi Falcone, una figura che si è battuta fino alla fine, che ha dato la vita per estirpare dalla società il crimine, la malavita organizzata, la mafia, e credeva in un'Italia diversa, in un'Italia più giusta. Non era il suo un progetto politico, ma era un progetto di rinnovamento sociale e civile. Ci siamo entusiasmati e così abbiamo scritto Il tempo sospeso del volo, opera che oggi si chiama Falcone, Il tempo sospeso del volo. Ecco, un'opera che qui a Trento è arrivata alla sua terza messa in scena, però ne ha alle spalle altre due, una in Italia, a Reggio Emilia, e una in Germania. Ci racconta come mai questa scelta di andare anche fuori dall'Italia? Sì, credo che il destino delle opere sia legato molto alle persone, alle figure, agli incontri. E allora, dopo la prima a Reggio Emilia, di cui sono stati protagonisti come enti produttori il Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, allora diretto da Daniele Abbado, e il Festival Verdi di Parma, successivamente quest'opera ha incontrato la sensibilità di un grande sovrintendente, regista, autore di teatro come Jürgen Flim. La Germania non è aliena dalla problematica della mafia e soprattutto il successo di quest'opera in Germania alla Staatsoper di Berlino, alla Staatsoper Unter den Linden, ha dimostrato come Falcone avesse molto ben intuito che la mafia era un problema transnazionale e che seguire il flusso degli interessi ci avrebbe portato molto lontano nel capire quelle che sono le trame e anche le relazioni mafiose che dall'Italia si dipartono nel resto del mondo. I fatti di Duisburg avevano parlato chiaro, avevano fatto capire alla società tedesca quanto fosse nel loro circondario anche il problema della mafia, e la creazione dell'associazione Mafia Nein Dank è stata una dimostrazione molto chiara. I giorni della rappresentazione dell'opera Falcone, il tempo sospeso del volo alla Staatsoper sono stati letteralmente circondati da momenti di incontro, da momenti di dibattito che hanno coinvolto molti settori della società civile. Ricordo un incontro molto interessante, moderato dal Tagesspiegel, con i partecipanti appunto di Mafia Nein Dank, personaggi anche personalità della società civile e anche delle relazioni tra Italia e Germania, relazioni diplomatiche, relazioni culturali. Quindi questo è stato un momento secondo me molto significativo che fa capire come il teatro musicale oggi può tornare a parlare, anzi forse deve tornare a parlare delle grandi questioni del nostro tempo. Trento, se vogliamo, è stato forse un'esplosione quasi all'ennesima potenza di questo progetto di cui stavo parlando. Si è proprio creata una Falcone Woche, una settimana Falcone, che mi ha permesso di incontrare personalmente studenti sia del conservatorio, sia del liceo musicale, delle scuole, ma anche ha creato
ha dato vita a una interessantissima tavola rotonda con partecipanti molto importanti del mondo istituzionale legato alla lotta contro la mafia. Ecco, se andiamo adesso più nello specifico musicale, lei come ha pensato la struttura musicale di quest'opera, che appunto è un prologo, 26 scene e un finale? C'è qualcosa di particolare che è una specie di fil rouge attraverso tutto questo lavoro, tutta quest'opera? Sì, la struttura è stata pensata fin dall'inizio con Franco Ripamiana, devo dire, avendo molto in mente il primo progetto di regia di Franco, poi ne parlerà naturalmente lui in maniera più diretta e esplicita. Quindi oggi è una bella sfida quella di vederla trasformata da quello che era uno spazio originariamente multifunzionale come la sperimentale, come la Cavallerizza di Reggio Emilia, in un teatro all'italiana, negli spazi di nelle geometrie di un teatro all'italiana. È pensata, è un'opera che ha una struttura molto forte. La cosa particolare, il preludio dell'opera, è un preludio elettroacustico che quindi da un certo punto di vista si richiama la grande tradizione dell'opera lirica, un'ouverture in tutto e per tutto, ma che viene proiettato nello spazio grazie alla straordinaria regia del suono di Alvise Vidolin, in uno spazio multicanale. Abbiamo 10 canali in azione che circondano totalmente il teatro sociale lo spazio acustico del Teatro Sociale di Trento. Quindi il preludio lo ascoltiamo dagli altoparlanti, ma contiene in sé tutte le informazioni sonore che verranno poi ascoltate all'interno dell'opera, proprio come un Vorspiel wagneriano da questo punto di vista, no? Con i leitmotiv, i temi centrali. L'orchestra è un'orchestra di 18 elementi, quindi un'orchestra molto essenziale, ma è tutta amplificata e questo ci consente di andare a isolare gli singoli strumenti come se fossero un microorganismo e sentirne poi la loro immagine espansa nello spazio sonoro. È un lavoro molto importante quello della parte elettroacustica perché è quasi un lavoro parallelo, abbiamo due partiture in realtà che scorrono, no? Una di cui è direttore Marco Angius sulla scena e una della quale è direttore Alvise Vidolin nello spazio virtuale. A questo si aggiunge il coro che rappresenta la figura di Francesca Morvillo, un io collettivo, siamo tutti Francesca, siamo tutte Francesca, che viene elaborato, è un coro fuori scena che viene elaborato nello spazio acustico tramite live electronics. Penoso quello che ho dovuto ascoltare nei corridoi di questo palazzo. Constatare che tutti sono contenti per il fatto che me ne sto collaborare, com'è pensare, il libretto assieme al compositore? Ma penso che lo specifico dell'opera, del teatro musicale, sia proprio questa unione tra linguaggi drammaturgici diversi, quindi il linguaggio testuale, la drammaturgia testuale e la drammaturgia musicale. Quindi è chiaro che la collaborazione è necessaria per creare un'unità drammaturgica e questo penso che sia una delle caratteristiche principali che diciamo, siamo riusciti a ottenere col compositore Nicola Salli, cioè che Sani che la drammaturgia musicale e la drammaturgia testuale siano fuse, integrate, che si potenzino. E questo non è così scontato nel momento in cui l'articolazione del testo è un'articolazione abbastanza ricca, ci sono molte situazioni, la struttura è una struttura abbastanza precisa, eccetera. Quindi è stata necessaria e anche molto stimolante una collaborazione continua che ha dato da un'idea di partenza, ha generato una struttura che è diventata una struttura molto forte, autonoma, diciamo, da ogni tipo di, come se fosse un monolite, un po', no? E questo penso che sia possibile solo quando le due drammaturgie collaborano fin dall'inizio.
Dunque, ho letto da qualche parte che lei è andata a spulciare tutte le cose che riguardavano Falcone, quindi si è letto fascicoli, gli atti tribunalizi, insomma, tutte queste cose. Com'è stato? Quanto tempo ci ha messo? Ma a parte il tempo, che vuol dire, il tempo è sempre una variabile che deve essere messa in conto in questi progetti, perché come dire, ci vuole il tempo necessario per arrivare a un risultato di cui si possa essere soddisfatti. Ma ecco, forse il punto centrale è questo. Vorrei come dire, raccontare questo, che tutte le parole che il pubblico ascolterà sono parole che sono state ascoltate, sono state scritte, sono state lette da Giovanni Falcone stesso. Non c'è nessuna opera di ricostruzione testuale. Tutte le parole sono delle parole che ci vengono direttamente da quell'epoca. Quindi c'è un lavoro di montaggio, soprattutto, ma che non è un lavoro di invenzione. Questo penso sia molto importante, perché il pericolo maggiore, a mio avviso, quando si trattano questi temi, è la retorica. Quindi il fatto che una persona, un avvenimento anche drammatico, siano celebrati. La celebrazione è il contrario della consapevolezza. Come dire, esteriorizza, no? La lotta alla mafia al di fuori di sé. C'è un santo, un eroe che ha fatto il suo mestiere, noi tanto non siamo né santi né eroi e quindi andiamo avanti come prima. Usare quelle parole significa costruire, o almeno cercare di costruire, per prima cosa una memoria condivisa. Quindi la prima intenzione, e spero anche, come dire, il primo risultato, è quello che le persone oggi siano costrette per un'ora e un quarto a ascoltare quelle parole e a seguire quella traiettoria, che è una traiettoria che è finita in un certo modo, ma che, la cui direzione è iniziata ben prima, e la cui direzione non è iniziata solamente nella riunione delle cupola, ma è iniziata anche dentro l'amministrazione, dentro i colleghi di Falcone. Con questo non assolutamente dicendo che i colleghi di Falcone siano stati mafiosi, ma nell'isolamento della persona rispetto al suo corpo di appartenenza, nelle lotte intestine che hanno. Oggi tutti dicono che Falcone aveva delle intuizioni straordinarie. Al tempo quello che si leggeva su Falcone era ben altro, anche dall'interno, anche sulla stampa. Quindi io penso che la cosa importante sia non celebrare, ma ricordare insieme quello che questa persona ha dovuto passare. E in questo senso la morte è un dettaglio, non è la cosa principale. Io penso che la cosa principale sulla quale riflettere sia prima della morte, non dopo. Perché il problema è cambiare le cose e non come dire, portare il nostro lumino no, a un rito laico. Io non trovo questo, perché penso che l'idea, come dire, se quest'opera funziona, è se porta le persone a riflettere su cosa possono fare singolarmente. Non tutti noi dobbiamo affrontare la mafia, ci sono persone che lo fanno, come dire, di mestiere, però tutti noi dobbiamo affrontare certi meccanismi, no? Come dire, certe resistenze, cioè certi attriti, possiamo non chiamarla mafia, e molti di noi alle volte fanno una scelta accomodante di chiudere gli occhi, diciamo, non impegnarsi e non portare avanti proprio fino alla fine con consapevolezza e con rigore il proprio lavoro. Ecco, questo penso che sia quello che la persona e soprattutto come dire, l'approccio di Falcone possa insegnare oggi, no? E questo anche al di là della lotta alla mafia.
penso che la mafia ha tante facce, ha tanti, è una cosa precisa, come ci insegnano proprio, come in qualche modo ha tratteggiato proprio Giovanni Falcone, no? Quando è riuscito a far parlare Buscetta, quindi ha dato una caratteristica, ha descritto dei meccanismi che prima erano sconosciuti. Cioè, dobbiamo pensare che, per esempio, l'idea della cupola, che poi ha generato tante fiction, no? La cupola mafiosa, quando Falcone operava non c'era, non c'era questa consapevolezza di un fenomeno unitario, no? Era come dire, più un'area del un genius loci. E dopo di lui, proprio per questa sua relazione anche con, e questa come empatia in questo senso, forse c'è una scena in questo senso che cerca di descrivere questo, quando le due biografie di Buscetta e di Falcone, cioè Buscetta e Falcone, parlano quasi nello stesso modo della loro famiglia, no? Non si parlano, cioè nella finzione si parlano, sono chiaramente, non si sono detti queste cose uno all'altro, no? E quindi questa capacità di leggere i segnali, di leggere le intenzioni, di leggere le allusioni, ha reso possibile a questa persona, cioè a Giovanni Falcone, di tratteggiare, di dare un nome, di dare una consapevolezza che poi ha portato lui alla morte, ma sicuramente ha portato, no, ha cambiato le cose. Oggi c'è anche il metodo di indagine, no? Oggi tanto celebrato, dobbiamo metterlo in relazione a un periodo che è il periodo di 30-40 anni fa, in cui non c'erano i computer, in cui non c'era l'informatica, in cui una indagine finanziaria era qualcosa che si faceva con i pezzi di carta, cioè prendendo gli assegni, cosa oggi tra l'altro forse neanche più esistenti, e comparandoli visivamente un pezzo con l'altro, no? E quindi anche un'idea di, come dire, di organizzare un metodo che vada oltre la persona. Ecco, questo forse è quello che, ci possiamo riportare a oggi, no? La cosa importante è che la struttura, la società funzioni. Poi le persone possono cambiare, possono morire, e forse è questo, non dico insegnamento, ma questa riflessione che ci possiamo portare dietro.